La LIDU, la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, è la più antica associazione per i diritti umani in Italia, perché è stata fondata nel 1919. Tra le sue caratteristiche c'è quella di avere una struttura sia tematica, con commissioni che si occupano ad esempio dei problemi della giustizia, problemi internazionali, condizioni delle carceri, problemi ambientali che sono sempre più di attualità nel nostro Paese, e anche una struttura territoriale. La struttura territoriale si basa sulla sede nazionale, che è a Roma, in Piazza Venezia, e una serie di comitati locali. Ne abbiamo circa 30 città italiane e si fonda ora il comitato locale di Avellino. Noi lavoriamo molto con persone interessate ai diritti umani nei vari campi, con diverse competenze. Un nostro partner privilegiato, se così possiamo dire, è l'avvocatura, perché spesso ci troviamo a difendere delle cause. Per noi sono cause generali, per i diritti umani, per i diritti civili, per la giustizia. E sono convinto che si possa fare molto d'intesa con la Presidenza nazionale in molte città, fra le quali Avellino. Impegnati qui oggi, siamo in attesa del comitato territoriale della LIDU ONLUS di Avellino. Io da poco tempo sono stata eletta presidente del comitato territoriale di Salerno e mi sto preoccupando di attivare anche i comitati territoriali sulla restante parte del territorio in Italia, ma partiamo sempre dalla Campania ovviamente. E Avellino era nel mio cuore già da tantissimi anni, a maggior ragione adesso come presidente del comitato LIDU di Salerno, perché nell'esercitare sindacato ispettivo nelle carceri, che è la cosa di cui mi occupo in particolar modo, ho sperimentato, ho avuto modo di vedere che qui vi era all'interno del carcere di Ariano Irpino, vi era ospitato un nido con i bambini internati. Quindi mi sono immediatamente attenzionata su Avellino ed oggi siamo qui con un comitato territoriale, grazie anche all'aiuto e alla presenza sul territorio dell'avvocato Rosaria Vietri e di tutti gli altri esponenti appunto delle autorità locali. Allora, stamattina qui a Avellino si è costituito un comitato LIDU, che è una lega nazionale che tutela i diritti dell'uomo. Il neo comitato eletto è composto da me nella figura del presidente, sono insieme a me la collega De Beaumont, la collega Da Cunto, Teresa Pompa, Luigia Mastrangelo, la dottoressa Mastrangelo ed Don Patrizio. Questo comitato è fatto di persone, ognuna di noi con un bagaglio di esperienze e con una carica professionale diversa, in modo da garantire la tutela ad ampio spettro di quella che è la finalità della LIDU, ossia la tutela dei diritti dell'uomo.